Avanti! Portare il cinema negli ospedali e dare un po' di serenità a chi deve restare ricoverato a lungo. Questo l'intento del cortometraggio di Rolando Ravello, Roba da Grandi, presentato alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia, con Giorgio Panariello e Fiorella Mannoia. Il film, una produzione One More Pictures con Rai Cinema per Medicinema, sarà di supporto alla promozione per la raccolta fondi di Medicinema, per l'attivazione di nuove sale cinematografiche negli ospedali e alla loro gestione. Già ne è stata realizzata una al Policlinico Gemelli di Roma, il regista Rolando Ravello. Quando ci hanno chiamato per questa cosa, noi sull'attenti, chi fa questo mestiere ha il dovere di mettere a disposizione, per come la vedo io, quel piccolo potere che si costruisce occupandosi di media, perché quello è, non possiamo far finta che non lo sia, no? E quindi eccoci qua. Nel corto Giorgio Panariello appare in versione sergente di Full Metal Jacket e passa in rassegna i suoi piccoli pazienti. Mi piaceva l'idea di poter portare un personaggio diverso dal mio solito per uno scopo così nobile, no? Che non sia semplicemente strappare quattro risate a qualcuno, ma insomma sensibilizzarlo su una cosa come questa. Era anche per me un modo per sperimentarmi anche con una nuova forma di cinema. Fiorella Mannoia invece canta uno dei suoi brani più belli, Combattente, perfetto per il film, dice. In fondo combattente è soprattutto chi combatte per la salute, cioè gli ospedali sono pieni di combattenti, e quelli sono combattenti veri, cioè quelli che veramente combattono ogni giorno, e questa iniziativa appunto porta un po' di serenità, un po' di sogno, come diceva giustamente Rolando, soprattutto per i bambini, perché in quel periodo di ospedalizzazione è come se in quel momento la vita si fosse per loro si fosse sospesa, e invece non è vero, bisogna continuare a permettergli di fantasticare, di andare con la fantasia, di viaggiare, come in questo caso con il film Full Metal Jacket, ma come dice il dottore giustamente, dove andiamo, dove la prossima volta ti porto su Marte, cioè viaggiare e continuare, e almeno in quell'ora, l'ora e mezza, non pensare e continuare ad essere bambini.